Stasera il signor zio ha salato la sua conversazione. Lo metteremo in castigo. Ma non c'ho colpa. La colpa è del vapore che subì un ritardo. Tu arrivi da lontano dunque. Dove vieni? Da Lecco. Da Lecco? E ci sei andato? Fin dalla settimana scorsa. Che volete che io facessi con quella baldoria del carnevalone ambrosiano? Due pomeriggi dedicati ad Antonio Stoppani a Palazzo delle Paure, a pochi passi dalla casa natale dell'abate lecchese, il Giglio, in collaborazione con l'associazione I Promessi Sposi in Circolo, propone la lettura di alcuni passi tratti da Il Bel Paese riferiti al nostro territorio. L'abate Stoppani lo incontriamo da tutte le parti, a Lecco abbiamo due monumenti, abbiamo la casa dove è nato lo Stoppani, c'è il rifugio Stoppani. Le punte più alte del Resegone sono intitolate a chi? Manzoni, Stoppani e Cermenati. Quindi era inevitabile che dovessimo affrontarlo. Le letture che facciamo sono, la prima è l'incendio del San Martino. È un incendio che si è verificato dal 6 marzo al 10 marzo del 1878, che è stato veramente un fatto eclatante ed è anche il pretesto per l'abate Stoppani per parlare del San Martino. La seconda lettura che faremo invece il 18 maggio, sempre qui a Palazzo delle Paure, sempre alle 3, è dedicata invece alla quarta serata dell'appendice del Bel Paese e riguarda il confronto fra le cascate del Reno a Sciaffusa, nella Svizzera del Nord, e le confronta con le cascate dell'Adda all'altezza di Paderno d'Adda. La città di Lecco si appoggia da tramontana a quello stempiato macigno. Abbiamo proprio col mese di maggio intensificato nuovamente gli appuntamenti che facciamo in sedi anche diffuse in città. Questi sono gli appuntamenti dello Stoppani che ha già illustrato Bruno. Avremo anche il 25 maggio un incontro, un trekking virtuale sui percorsi del lago occidentale, del lago di Como. E poi abbiamo degli incontri che faremo al Circolo Campaniletto sui temi dell'alimentazione sostenibile, dell'uso consapevole dello smartphone, della lettura delle bollette, ecco tutti i programmi che comunque sono reperibili sia sulla pagina Facebook del Giglio o anche venendo direttamente al Giglio a recuperare i cartacei.